Tempo fa mi chiamò la banca a un certo punto dicendomi che avevo un'ipoteca sull'immobile di mia proprietà. I guai per Caterina Ferraro, commerciante in centro Milano, cominciano più di 2 anni fa, quando scopre quasi per caso che il suo tabacchino era stato pignorato da Equitalia in seguito ad accertamenti contributivi. Stando malissimo, arrabbiatissima, vado all'Equitalia e scopro che l'Equitalia mi aveva pignorato l'immobile senza nessun tipo di comunicazione. È da qui che cominciano i guai e le peripezie legali che porteranno la signora Ferraro a difendersi e ad avere ragione davanti al giudice, ma con tanta fatica. È sbagliato proprio il sistema, secondo me. Cioè, noi lavoriamo dalla mattina alla sera per vivere male, vessate da questo sistema che ci opprime. Almeno io parlo per me, perché ci sto malissimo naturalmente. Per fortuna, le ripeto, adesso piano piano la cosa la stiamo risolvendo. Ma tra una notifica e l'altra ci si mettono i tempi della giustizia, molto spesso lunghi e dannosi per i contribuenti. Purtroppo la giustizia risponde in maniera molto lenta e il problema è proprio questo, perché diciamo che nelle more del giudizio Equitalia può attivare azioni esecutive e quindi continuare a vessare il cittadino nel momento in cui il cittadino sta cercando di difendersi. Quindi è un problema molto sentito questo, quello della lunghezza della giustizia.